Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi grandissima novità, in molti mi stavate chiedendo e molti stavate aspettando questo grande ritorno. Quella che vedete alle mie spalle è la Peugeot 206 GTI. Molti di voi staranno già storcendo il naso, qualcuno di voi avrà già chiuso il video, è una testa di cazzo, ma aspettate che vi spiego cosa ci fa sul mio canale una Peugeot 206 GTI. Chi segue da tempo non ha bisogno di spiegazioni, i nuovi iscritti ora conosceranno la storia di questa macchina. Vi lascio qua sopra il video per andarvelo a recuperare, ma vi riassumo qui che cosa è successo. Durante lo scorso anno, durante la pandemia, ho deciso di avviare una serie dove volevo dimostrare quanto fosse possibile acquistare un'auto sportiva anche non avendo propriamente delle finanze, diciamo, belle piene. Al di là di quelli che cercano di copiarci su YouTube Italia, ma di quelli ne parleremo in un separato video, sostanzialmente mi sono fatto assumere da un'azienda chiamata Deliveroo, ovvero quella che fa le consegne del cibo con l'applicazione per telefono, e sono andato a lavorare per dei mesi mettendo via quei soldi, quindi un lavoro secondario rispetto a quello che avevo, la sera, la domenica, il sabato anziché andare in giro. Praticamente ogni minimo momento libero che ho avuto l'ho impegnato per andare a consegnare. Questo nella mia zona, mi sono fatto regolarmente assumere e andavo a consegnare pizze, kebab, tramezzini, gelato, tutto quello che serviva. Questi soldi sono poi stati messi via in un salvadanaio e al raggiungimento di una certa somma ho acquistato questa auto. Lo scopo era acquistarla, modificarla secondo comunque i miei criteri e rivenderla per farci un pochino di margine e acquistare un'auto ancora più bella, più sportiva. Ovviamente sempre continuando a lavorare, quindi supponendo che acquisto l'auto a 1000, la rivendo a 2000, più i soldi che metto via dal lavoro, posso permettermi un'auto da 3000, fino ad arrivare ad acquistare la nostra auto dei sogni o un'auto comunque più sportiva di quella che abbiamo per andare a lavorare o a mangiare la pizza con la fidanzata. Detto questo, la macchina ad un certo punto è scomparsa. Semplicemente ho portato la vettura in carrozzeria e sono stato fottuto. Ragazzi, mi hanno fottuto alla grande. Ho lasciato la macchina in carrozzeria circa la scorsa estate e lì è iniziata una tragedia di prese per il culo, telefonate, messaggi, bugie, macchina scomparsa. E questo mi ha bloccato completamente la serie. Quindi la serie è stata interrotta e violentata per colpa di un carrozziere imbecille, di cui non voglio fare il nome. Ma lo scopo era proprio quello di rifare la macchina a livello estetico e fare qualche miglioria a livello meccanico, e questo non è stato possibile, perché non solo non è stato eseguito il lavoro a regola d'arte come io avevo richiesto, perché avevo richiesto di riverniciare completamente la macchina, in questo modo poi avremmo fatto la manutenzione e a livello meccanico poco e niente per poterla vendere. Questo non è stato fatto, come dicevo, ma addirittura è stata peggiorata la situazione perché sono comparsi graffi nuovi, vernice in parte dove non doveva essere, le guarnizioni. Sostanzialmente mi hanno fatto incazzare. Sono stato violentemente truffato, quindi per una volta anche io sono finito nella rete di questi lavoratori un po' idioti che ci sono qui in Italia. Ma non ho mollato. Ho lottato per portare fuori questa situazione, un bel giorno mi sono presentato in carrozzeria e con le buone maniere che voi potete immaginare ho messo in moto la macchina, sono venuto a casa e ho deciso di cambiare strada. Quindi adesso voi vedete la macchina che è praticamente terminata, a livello di carrozzeria è stata migliorata leggermente, ma abbiamo preso un'altra strada, ovvero quella di modificare più il livello meccanico che quello estetico. Questo vuol dire che abbiamo fatto un intervento radicale sulla manutenzione. Cinghia di distribuzione, pompa acqua, filtro olio, aria, abitacolo, tutti i liquidi, candele, tutte le cinghie, qualsiasi cosa sia parte del motore, parte della manutenzione, è stato sostituito. Pensate che quest'auto ha 74.000 km originali, c'erano problemi come ad esempio la centralina piena d'acqua che abbiamo dovuto sostituire, e credo che questo sia uno dei motivi per cui il proprietario precedente ha deciso di vendere una macchina così poco chilometrata. Fatto questo, di cui non si è potuto vedere niente perché ho avuto vari problemi di tempo, videomaker un po' così, non tanto seri, ma questo problema adesso l'abbiamo risolto, e ho deciso, oltre alla manutenzione, di apportare delle modifiche.
Abbiamo installato un assetto ribassato a ghiera che renderà la macchina più rigida e soprattutto molto più guidabile. Abbiamo installato uno scarico che adesso vi farò vedere. Attenzione, per scarico si intende uno scarico della Madonna. Vi lascio vedere il prima e dopo. Lo scarico lo vedete qui sotto, qui ai miei piedi, se si riesce, ed è qualcosa di fenomenale, ma non vi preoccupate perché ho rifatto anche fare delle riprese per farvi vedere il dettaglio. È qualcosa di emozionante. Vi prendo soltanto in mano i due collettori per farvi vedere la differenza. Questo è il collettore che siamo andati ad installare e questo è il collettore vecchio. Cioè, questo è proprio una merda. Mentre invece questo è un collettore come si deve. Per cui è un scarico completamente artigianale. Ci tengo a specificarlo perché, oltre a tutti i lavori di manutenzione che eseguiamo in questa officina, noi facciamo anche assetti, scarichi su misura e scarichi completi in genere. Ho visto introdursi Mario nell'inquadratura, così, random, e vediamo cosa sta facendo. Perché ti sei introdotto nel video? Perché dobbiamo finire la mappa. Ah, dimenticavo. Mario, vieni pure di qua a far vedere. Sta leggendo, ha scelto il momento più opportuno per fare la mappa mentre facciamo il video, ma perché abbiamo pochissimo tempo e dobbiamo consegnare la macchina, tra poco parleremo anche di questo, e sta leggendo la centralina per mappare la centralina in seguito al montaggio dello scarico. Quindi lui adesso legge la centralina, recupererà il file, andremo a montare lo scarico, decatalizzare la macchina perché abbiamo eliminato il catalizzatore e rimappare tutto, sia il discorso carburazione che il discorso cavalli, anticipi, ma non voglio svelarvi troppi trucchi. Quindi, all'Angelo Nero Performance, anche il discorso delle mappe ovviamente lo abbiamo affrontato, sia su centraline stand-alone, quindi elettroniche da corsa tipo la GTR, sia centraline su auto, diciamo, normali, comuni o auto sportive in genere. Ma non vi preoccupate, ragazzi, perché ho una sorpresa in serbo per voi, ovvero la serie Road to Dream Car non è morta, non è abbandonata e grazie ad un carissimo amico e cliente, ma soprattutto amico, può ripartire, può continuare. Perché questa persona ha creduto nell'Angelo Nero Performance e soprattutto nel nostro progetto e ha deciso di acquistare questa macchina senza nemmeno averla vista e soprattutto senza nemmeno sapere le modifiche che noi avevamo intenzione di fare. Si è fidato. Vi devo dire che non è l'unica persona che ha fatto una cosa del genere e vi rivelerò tra poco quale altra auto ha avuto questa, diciamo, fine. Anzi, scrivetemi nei commenti se volete indovinare quale altro progetto è stato venduto. E a proposito, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, mettere mi piace, perché se non vi iscrivete al canale, e come vedo dagli insights ci sono 200 e passa 1000 persone che guardano i miei video e ne fruiscono gratuitamente, non c'è problema. Ma così non permettete ai creator di crescere e portare contenuti sempre più interessanti. Cioè, supportateci, per voi è gratis e non dovrebbe essere un grande problema. Detto questo, torniamo a noi. Ha acquistato la macchina, per cui noi adesso l'abbiamo finita con assetto, scarico, manutenzione, mappa, gomme nuove, chi più ne ha più ne metta, non mi ricordo neanche più che cosa abbiamo fatto a questa macchina e grazie a lui, con questi soldi, potremo continuare la serie. A breve ripartirà la serie delle consegne, ho già trovato un altro lavoro perché Angelo Nero non dorme mai e vi posso dire che grazie a un altro amico che ci darà una mano, noi andremo a consegnare le pizze a Udine. E non sto qui a dirvi con che macchina lo andrò a fare, perché secondo me lo sapete benissimo con che auto si consegnano le pizze, se devono arrivare veloce e se devono arrivare in orario. Ordinerete nella pizzeria dove io sarò ospite per un periodo. Detto questo, è arrivato il momento di consegnare la macchina al cliente. Adesso noi la finiamo, gli mettiamo sullo scarico, andremo a fare la revisione, qualcosina che manca, e dopodiché la copriamo, la laverò bene, andrò al lavaggio, la laverò, ci starò 30 milioni di ore per lavarla come si deve, la coprirò con un telo e riprenderemo in diretta la reaction del cliente che vede per la prima volta la macchina e magari la sente in moto. Quindi ci vediamo direttamente con il cliente. Bene ragazzi, come vi dicevo, è arrivato il momento di consegnare la macchina al nuovo proprietario. È qui pronta sotto il telo. Come stai? Sei emozionato? In agonia, la sto aspettando come la venuta di Gesù Cristo. Ah, ok. Sì, lo sto aspettando da molto, mi piace un casino, sono in hype specialmente. Tu non hai visto nessun lavoro che è stato fatto sulla macchina, l'hai vista perché c'è da dire che l'hai vista
quando era praticamente arrivata in condizioni pietose, tra virgolette, quindi super basic, senza nessun lavoro, manutenzione, non si poteva neanche accendere da tutti i lavori che c'erano da fare. Infatti, la macchina l'abbiamo finita, poi vedrai comunque anche tu il video, quando sarà uscito, credo la prossima settimana. Abbiamo fatto un bel po' di lavori, spero che ti piaccia, adesso la scopriamo, quindi facciamo vedere che la scopro. Abbiamo il telo di Federico Baccan, come sempre, che saluto e ringrazio per i teli, vi lascio il link in descrizione per la sua pagina, ma faremo un video specifico dove parliamo di questi prodotti e uscirà un video dove veramente questo telo sarà, coprirà una roba nuova e diversa. Comunque, è il momento di iniziare e riprenderemo la sua reaction, quindi io inizio a scoprire, però tu devi riprendere lui perché abbiamo solo una camera. Un'altra storia, cazzo. Allora ti faccio vedere, guarda, vieni di qua, a parte che l'abbiamo pulita, adesso ci possiamo riattaccare la sua antennina. Come vedi l'abbiamo abbassata parecchio, di tipo 10 centimetri circa. Qua abbiamo la sua chiave. Il pezzo forte secondo me della macchina è qua dietro, vieni che lo facciamo anche vedere. Puttana. Cazzo. Che è questo, bene, che ci abbiamo lavorato parecchio per creare questa linea di scarico dedicata dai collettori e lascio a te l'onore di metterla in moto la prima volta. Prima? Per me sì. Dammi, lo riprendo in POV, così sali a bordo, ecco come vedi anche l'interno. Madonna, nuovo, con l'Alcantara. Tutto, cazzo, con le mie mani, perché non c'era tempo, quindi mi sono messo là una giornata. Vai, vadi. Ok. Che cazzo stai dicendo? Cosa ne pensi? Ci piace, cazzo. Te lo aspettavi così? No, sinceramente no, mi aspettavo un sound più blando, più stanco. Devo dire che devi provarla in strada, quindi quasi quasi adesso ci andiamo a fare un giro. Bello, bellissimo, mi piace un casino il volante. Vai a sinistra qua che andiamo sulla strada un po' più libera. Posso stare con questa macchina? Io sono rimasto male anch'io. Che cazzo è? Ma cosa stiamo dicendo? Facciamo la prima prova di partenza con 206, il semaforo è rosso. Vai! Dagli tutto! Puttana, che dagli, cazzo! Falla salire, falla salire! Ma che cazzo dici? Ma cos'è? Porca. Sei abituato e qua ci sono, no, i giri motore, la zona rossa è a 7000 giri, 7000. Per fortuna che il contachilometro a velocità non funziona, dobbiamo ancora sistemarlo. Quindi è molto bello per fare i video perché guardate, stiamo andando piano. Che cambio è? È stock? Bellissimo. È stock, cazzo. Che cazzo dici? Ma poi mi è sempre piaciuta come filosofia, per questo lo Strynipe come macchina. Si sente che è leggera. Leggera, aspirato. Allunga, bei giri, bel sound. Beh, non è da poco avere 7000 giri a disposizione su un motore così. Pisellabile questa macchina, è molto pisellabile. Mi soddisfa sessualmente. Sono rimasto sorpreso anch'io perché mi è piaciuto un sacco, cazzo. Sia per il cambiamento assurdo che ha fatto, ma anche come macchina in sé. Sono quelle macchine che... Sono quelle macchine che... valuti un po', no, negli anni.
è sempre una macchina old, no? Nel senso, magari... Poi la 206 non tramonta mai come linea, secondo me. È invecchiata benissimo e secondo me, ragazzi, acquistatevi queste GT, RC, varie versioni, perché diventeranno incomprabili. Già adesso hanno cifre folli, si parte con rottami da 5.000 euro in su, quindi sono già salite. Cioè, una macchina così valeva 500 euro fino a un paio d'anni fa. Adesso siamo già a 4-5.000. Secondo me... Rottami. Secondo me saranno cavoli comprarle anche queste, perché la gente se ne accorgerà. Poi adesso che abbiamo visto il video... Ce la fai sentire un po' o... Molto volentieri. Bene ragazzi, come avete visto, il progetto di Liveroo, anche grazie a lui, tornerà in vita, per cui state connessi perché molto presto la serie riprenderà. Andremo a lavorare, tornare a fare un pochino di soldi e andremo avanti insieme a i soldi presi da questa macchina per prendere un'auto un pochino più bella e man mano raggiungere un'auto sportiva un pochino più prestante. Ringraziamo Eric per essere stato qui con noi nel video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere il video, mettere like. Spero che questo video, che questa serie vi sia piaciuta. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!